è un centro commerciale che abbiamo ultimato recentemente, all'interno del quale c'è, allora prima vabbè, questo è come era l'area, un'area a campi campagna al limite dell'abitato, con dei pali del Leone che sono stati spostati interrati. Di fronte c'è una strada e c'era un centro già artigianale. Questo è il proprietario, siamo in una zona a rischio d'acqua perché ci sono dei corsi d'acqua che non interessano. Questa è la visione da Google Earth, l'area è questa zona qua. Questa è la strada, questa è la zona. Dopo si vedrà le immagini modificate. Questo è le foto del gruppo. Dove ci vengono convogliati direttamente le coperture possono
possa andare direttamente al cervello. Scusi, perché gli sfiori dalla prima chiosa? Beh, perché qui c'è quella famosa deviazione, però per sicurezza se dovesse bastare, sono stati fatti anche degli sfiori laterali, in maniera tale che non c'è mai. Quindi questa è tutta la mia azione. Vedete le proporzioni, come vi dicevo, cioè la mia azione è molto di più della mia approccia. Vuol dire che è compartimentata o solo? No, questa è la mia azione. Ecco, perché questa è coperta al solaio, ora si vedrà, perché questa è la luce è corta, quindi è al solaio. È carnabile, cioè si va sotto. Questa invece, essendo questa dimensione qui sono 24 metri, questa qui mi sembra siano 4-5 metri, quindi questa qui sono 20 metri, 20 metri. Nel regolo delle travi, cioè, oppure ci metto pilastri, oppure. Quindi è stato fatto con una soluzione con degli blu, i blu con la prolunga, allora si vede. Questi sono gli esecutivi, ecco, avevamo anche l'ingombro, questi ci sono anche le fondazioni della quinta, della quinta si vedeva la separazione tra la zona più particolare, passa per la vasca, c'era tutta la. Questo sono gli esecutivi del cemento armato, però. Ecco, qui si vede la quinta montata. Ecco, qui questo è il particolare che volevo vedere, che è quello che dicevo degli igloo, cioè questa parte qui. Questa parte è a solaio, basta prima pioggia, questa parte qua sono degli igloo montati su questi pilastrini in tuboli di PVC che poi vengono riempiti in cemento. Quindi praticamente mi consente di fare velocemente, senza bisogno di cassaratura, a perdere, perdo un po' di capacità, dentro cioè, la vasca dipende da dimensione, insomma da un 30 a un 50% della capacità occupata da questi pilastrini, però c'è lo spazio. Si fa molto prima, cioè una cosa velocissima. E alla fine si vede la sistemazione esterna, si vede la sistemazione esterna, si vede le betonelle. No? E questo è l'impianto di irrigazione che praticamente a partire da questo punto qua, dove c'erano le corsetti della vasta eliminazione, si irradia questo impianto che è fatto di due impianti, quello celeste a bassa pressione che alimenta gli alberi, il tubo fessurato che gli dà l'irrigazione sulle radici, quello rosso invece a alta pressione che alimenta degli irrigatori a pioggia nelle aree a verde. Questo è un utilizzo delle cose che abbiamo visto poi in scala un po' più grande. Naturalmente non ci sono filtri, perché c'è la vasca di pioggia che è fatta essa stessa Ecco, volevo farvi vedere poi il distributore perché è particolare, questo è il prospetto, è un distributore marcato qua, vedete. A molti pompe, ci sono 8 pompe. Allora,